Beh, intanto la riqualificazione della Maddalena è fatta anche di cambiamento fisico. Abbiamo un laboratorio urbanistico che sta lavorando a definire cose concrete. Per esempio, siamo davanti al cantiere di un asilo. Qui c'era un bar malfamato, c'era una vecchia struttura, diventerà un asilo, quindi, come dire, aperto alle nuovissime generazioni. Verrà rifatto per i cittadini il distretto sociosanitario, le pavimentazioni, l'illuminazione, il quartiere. Fra un paio di mesi avrà 25 borchie wifi, sarà il quartiere più connesso della città e questo farà sì che sia un quartiere più visitato, più legato al corpo vivo della città. E poi c'è il reinsediamento di attività commerciali, ma anche il reinsediamento di moltissime associazioni. Noi abbiamo un'attività che consiste nel mettere a disposizione di associazioni degli spazi in disuso e questo ha portato 70 realtà ad utilizzare questi spazi. Sono tutte energie positive di gente che viene nel quartiere per fare musica, per fare danza, per fare teatro, per occuparsi di sociale. E queste energie si possono vedere anche in piazza durante la Fiera della Maddalena. Sono energie di ogni giorno, non sono energie di una volta ogni tanto. Abbiamo un legame che stiamo costruendo con la loggia di Banchi. In questo momento nel quartiere ci sono 23 artisti che ospitati dalle botteghe e i loro disegni sono la loggia di Banchi. A giugno faremo una mostra di foto di Giorgio Bergami sul quartiere e Maddalena la Bella che raccontano la bellezza della Maddalena. Faremo delle grandi fotografie appese dalle finestre del quartiere. E anche questo costruirà un legame con la loggia di Banchi. Quindi l'idea è che questo quartiere sia legato anche alla città più visitata, più frequentata, più centrale. Tutti quanti produciamo arte, insomma, non è soltanto... Io faccio fotografo da sempre, quindi uso come strumento questo, ma l'arte è comunicazione, è incontrarsi con la gente, è non avere sempre dei rapporti che... Io saluto sempre tutti quanti, ma perché voglio essere salutato? Perché io cerco di avere un rapporto con chiunque incontro, no? Io conosco Don Ciotti da sempre. Perché quando ho fatto l'inchiesta sulle carceri minorili la prima uscita è stata a Torino e quindi era tutta la mostra che Don Ciotti ha voluto e che ha portato avanti, quindi da quel periodo sono molto amico e niente, qui io quando ben contento che venissero i 100.000 e siccome l'idea mia è stata un po' quella di mettermi in un punto e fotografarli tutti. Io ho fotografato tutti i gruppi che sono arrivati a Genova e hanno attraversato la città e quindi se uno ha voglia per far vedere che veramente erano 100.000, se uno vuole contestare la cosa basta che venga qua e li conta tutti. Ma ai nostri tempi è cambiato che da un punto di vista sociale è un po' migliorata, in quanto prima c'era più miseria, però è peggiorata da un punto di vista umano, perché prima c'era un tessuto di persone che vivevano al centro storico e che si aiutavano a vicenda, adesso con l'arrivo anche dell'immigrazione, che non è colpa loro, questo, ma l'arrivo dell'immigrazione ha portato a sconvolgere un po' il tessuto che c'era prima, insomma, quindi non c'è la differenza è che è successo un po' a tutti quanti, no? Un tempo quando si passava per la strada e si incontrava qualcuno si salutava sempre, è come in montagna, no? Quando si va in montagna che in un sentiero chi si incontra si saluta sempre, ma si saluta sempre perché il saluto significa per vedere se la persona ha bisogno di te, di aiuto, ha bisogno di avere un rapporto. Invece oggigiorno non succede più, specialmente nella città. Thank you.
Viva la Maddalena in questo momento è un po' difficile perché c'è bisogno veramente di un rilancio sociale nel quartiere. Molti negozi hanno chiuso da quando i comunali sono stati mandati al matitone da Palazzo Tursi, perciò hanno tolto il potere d'acquisto, perciò tutti i negozi hanno chiuso e qua adesso è spoglia. E stiamo cercando di rilanciare la zona insieme a quelli che sono il Patto per la Maddalena e altre iniziative. Speriamo molto nell'attivazione della casa di quartiere di Vico Papa e nel nuovo bando del teatro Op Altrove, che speriamo rimanga nelle mani delle istituzioni pubbliche. Perché è un momento dove il quartiere si racconta i suoi problemi ma anche i progressi che sta facendo, i suoi progetti, e lo fa in maniera collettiva. Alla fiera, come avete visto, ci sono le parrocchie, ci sono gli scout, c'è la sezione del PD aperta, ci sono i circoli che sono nel quartiere e c'è anche la città. Il quartiere mette in mostra anche le sue relazioni, c'è il Festival della Scienza, Mate Fitness e tantissimi altri soggetti che portano relazioni, cultura, vitalità. Quindi è un momento per fare il punto, per mostrare il capitale sociale costruito, per mostrare che siamo nel cuore di Genova e che c'è tanta vitalità in questo posto, che può essere una risorsa per il cambiamento, per ritrovare una nuova identità, un ruolo nuovo nella città, che questo quartiere merita, perché è un quartiere denso di storia. Tra l'altro oggi avete visto, sono visite guidate per raccontare il patrimonio storico di questa parte della città, che è abbastanza trascurato. E tutto questo può essere messo in piazza in maniera gioiosa con una grande festa.